Mi è capitato che mi contattassero clienti, donne, schiave, donne, però non le ho rifiutate. Io sono ginarchica, quindi credo nella superiorità di tutto il genere femminile e non mi piace rivestire il ruolo di dominante nei confronti di una donna e quindi sottomettere una donna. Sono Miss Simply Amanda e sono una dominatrice e attrice fetish. Amanda è l'alter ego di Martina, è Martina portata all'ennesima potenza. Nel XIV secolo la parola dominatrice veniva usata per indicare una donna che all'interno della società avesse un ruolo dittatoriale e autoritario, mentre oggi il termine dominatrice viene indicato per indicare appunto una donna che all'interno di pratiche BDSM svolge il ruolo dominante e quindi è capace di soggiogare l'altro soggetto che riveste invece il ruolo del sottomesso. La parola fetish si usa quando l'attenzione sessuale si sposta da quelli che sono i canonici organi sessuali in altre parti del corpo, ma anche verso oggetti inanimati come possono essere magari le scarpe, le calze o altri oggetti. Esistono milioni di fetish, per ogni parte del corpo c'è un fetish, per ogni azione potenzialmente c'è un feticista pronto a guardare. Io ho iniziato a fare questo lavoro nel 2008 e avevo 25 anni. Era un momento in cui erano arrivate le cam girl. Quindi io ho iniziato come cam girl e poi da lì, piano piano, mi sono avvicinata al fetish e a quello che faccio oggi. Il mio business principale è quello di creare video. Nei miei contenuti non ci sono mai scene di sesso. Non ci sono scene di masturbazione o di penetrazione, quindi mi occupo solo di fetish. Al massimo rimango in intimo. I miei contenuti sono in vendita su un sito, su una piattaforma che è specializzata, però mi capita anche che ci siano clienti che mi contattano per chiedermi un contenuto personalizzato, quindi sono loro a darmi la trama e quindi io alla fine vado a realizzare quella che è la loro fantasia. Ogni mio video è dedicato a un fetish specifico, quindi se quel giorno magari ho voglia di girare quel contenuto, magari mi concentro sul feticismo del fumo e appunto giro un video dove mi metto là davanti alla telecamera e fumo la sigaretta, in particolare le multifilter sono quelle più apprezzate dai feticisti. Si considera un lavoro a tempo pieno perché devo studiarmi le sceneggiature per ogni tipo di feticismo, quindi mi devo studiare la location e le inquadrature anche per ogni tipo di fetish. Il sesso in generale è visto come un tabù, figuriamoci quando si tratta di lavoro legato al sesso. Dovrebbe esserci molto meno giudizio e molto meno moralismo verso tutto il settore dell'adult, perché alla fine tutti giudicano, cioè tutti sono pronti a giudicare, poi in realtà credo che, non so, il 70% della popolazione italiana o mondiale guardi pornografia. Io non mi vergogno assolutamente del mio lavoro, ne vado molto fiera. Se mi viene chiesto che lavoro faccio, rispondo che sono una content creator fetish. Lo dico senza nessun problema, anzi ne sono molto orgogliosa perché appunto mi piace sapere di combattere il tabù. Sono una che lotta. Non voglio che passi anche il messaggio che faccio questo lavoro solo per i soldi, perché per me il fetish è stata una grande passione. Io ho avuto la fortuna, secondo me, di poter fare anche di una passione un lavoro. E tante volte vengo anche, cioè mi viene detto che ho scelto una strada facile con il guadagno facile, ma in realtà non è così, perché appunto ho dovuto subire valanghe di critiche, valanghe di insulti, valanghe di prese in giro e che sono riuscita a superare. Spero di riuscire a fare questo lavoro per più tempo possibile, quindi fino a che la mia
non solo non estetica, perché non conta l'estetica in questo lavoro, ma conta il carattere. Però spero di farlo per più tempo possibile, però in futuro, quando magari sarò un po' più vecchiotta, diciamo, mi piacerebbe dirigere e aiutare altre ragazze più giovani ad inserirsi in questo settore ed aiutarle con quella che è stata la mia esperienza e le competenze che ho acquisito in questi 12 anni di fetish.